Qualche mese fa stavo facendo una ricerca sui personaggi della famiglia Adams, a cui sono piuttosto affezionato. Amavo lo zio Fester, che ti racconto comunque in questo video. Amavo tutti i personaggi della serie, ma c'era uno che mi trapanava in testa. Sì, ho sempre avuto la fissa di sapere chi c'era sotto il costume del cugino It. E tu no? Beh, il 16 aprile è l'anniversario della morte di questo grande personaggio. Vuoi scoprirlo con me? Allora, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. In questo canale ti parlo soprattutto della comicità, dei suoi personaggi e i loro segreti. Ecco perché se ti piace l'argomento devi iscriverti al canale e azionare la campanella per poter ricevere la notifica quando esce un nuovo video. Prima di partire ti lascio in descrizione il link per poter partecipare ai nostri webinar sull'arte della risata. Vuoi fare ridere? Vai sul nostro sito. E ora partiamo! Il cugino It era italiano e questo già ti ha dato una bella botta, vero? Sì, l'attore che interpretava il buffo personaggio era Felix Silla, ma all'anagrafe il suo nome era precisamente Felice Antonio Silla. È stato un attore, stuntman e circense italiano naturalizzato statunitense, famoso per aver interpretato per primo il cugino It nella prima serie televisiva tratta dalla famiglia immaginaria, la famiglia Adams. Nato in Italia, a Rocca Casale, provincia dell'Aquila, l'11 gennaio 1937, e ci lasciava a Las Vegas il 16 aprile del 2021. Silla era alto 1,19 m e pesava appena 31 kg. Andò negli Stati Uniti nel 1955 e fece un tour con Ringling e Barnum & Bailey Circus come trapezista e acrobata. Per lavorare a Ringling non devi essere un artista normale, ma devi avere delle grandiose qualità e un grande spessore artistico. Silla era un acrobata pazzesco, anche se Ringling ora non c'è più. Qui la chiamata di Hollywood nel 1962, dove ha lavorato come stuntman. Le sue capacità e la sua bassa statura hanno portato ai numerosi ruoli, tra cui la commedia Le astuzie della vedova, A Ticklish Affair, o l'episodio di Bonanza nel pilot di Star Trek, The Cage nel 65. Successivamente è apparso in Planet of the Apes del 68 e Indiana Jones nell'84. Ha fatto acrobazie in numerosi grandi film, tra cui E.T., sì, L'Extraterrestre, Poltergeist, The Golden Child e Batman Returns, tra molti altri film. Ma il suo successo si era debuttato in The Addams Family nel 65, in un episodio in cui un guardiano dello zoo voleva metterlo in gabbia. Il personaggio è stato creato da un produttore e non era nei cartoni di Charles Addams che sono stati l'ispirazione per la serie TV. Anche la voce del cugino It non era Silla, ma era stata fornita dall'ingegnere del suono Tony Magro in post-produzione. Ha continuato ad apparire come cugino It 17 volte e che è diventato uno dei preferiti dai fan. Nel 95, dopo circa 42 anni, Felix Silla è tornato in visita a Rocca Casale, dove è stato accolto con affetto e orgoglio dalla cittadinanza. Silla ha lasciato sua moglie, Sue, che sposò nel 65, e i loro figli, Bonnie e Michael, ma sicuramente anche tanti altri fan che lo hanno adorato. E sicuramente tra questi ci sono io, che davanti alla TV da bambino fantasticavo con quella stramba famiglia, la famiglia Adams. Ciao Felix, un piccolo uomo di statura, ma un grande attore. Spero ti sia piaciuto il video. Se è così, lascia un like e ti aspetto al prossimo video. Ciao!